Liberi TV quest'estate è stata in giro per le spiagge calabresi, un patrimonio unico non solo per la regione. Ci siamo imbattuti nel Lido San Domenico a Soverato, in provincia di Catanzaro, il lido più antico, costruito nel 1887. Abbiamo intervistato il proprietario, che da generazioni porta avanti una tradizione di successo e ospitalità. Siamo dal 1887, dovuto che questo lido è stato fondato dalla mia bisnonna, poi abbiamo costruito con mio nonno, siamo quattro generazioni, sempre nel lido San Domenico. È uno dei primi lidi che ci sono stati qua a Soverato. Il primo lido di Soverato, perfetto, il primo lido di Soverato. Essendo diciamo una gestione quindi familiare, voi avete visto anche il cambiamento di Soverato nell'arco degli anni. È cambiata molto rispetto a... Sì, già parecchio, anche se qui noi come lido abbiamo avuto anche dei danni, pareggiate, però la nostra famiglia l'ha riportato sempre, diciamo, a... una funzione regolare. Se dovesse consigliare perché venire a questo lido, una parola che gli viene in mente qual è? Siamo nella baia dell'Ippocampo. Ecco. La baia dell'Ippocampo è dove noi abbiamo anche un centro subacqueo, dove potremmo vedere i cavallucci e i marini. È una zona molto bella da visitare. Poi abbiamo anche lo scoglio del Cicillo, voglio dire, e poi è una zona dove il vento qui è tranquillo, non c'è mai, tranne dalle volte. Quindi Lido San Domenico Soverato, il primo lido in assoluto, insomma, che è nato proprio qui a Soverato. Io vi invito a visitarlo perché effettivamente la cortesia, la gentilezza, ma soprattutto la location particolare, che è quella appunto di Soverato, vi invitiamo proprio a visitare la Calabria, proprio in un periodo in cui la Calabria ha bisogno di turismo e ha bisogno di essere riscoperta. Grazie ancora.